Tutto a posto, mister, sì, ti vedo bene. Sì. Perché sta male? No, chiedo, non so mai. Niente, quasi difficile partire con una domanda sensata dopo una partita di questo tipo, nel senso, veramente la reazione che avete avuto nel finale è stata straordinaria, al di là di errori da una parte, dall'altra, eccetera. Penso possa essere la partita della svolta, insomma, anche per... Ma svolta, noi abbiamo fatto 11 partite e 17 punti, non è una svolta, è una partita, è la continuità di una squadra che sta crescendo. Squadra che non si mai dà per vinta, che riesce a, quando riesce a dare il suo ritmo alla partita è micidiale per tutti. Gli ultimi 20 minuti abbiamo fatto questo arrembaggio, abbiamo sofferto il Pescara all'inizio del secondo tempo, che comunque Pescara è una squadra forte, che corre, quindi a mettere sotto il Pescara sul ritmo 90 minuti è impossibile. Ci siamo riusciti nel rush finale, che abbiamo ribaltato la gara, che volevamo vincere perché volevamo uscire dai bassi fondi della classifica e darci un minimo, no? Di sollievo, no? Che comunque eravamo quint'ultimi, una brutta classifica, nonostante appunto il trend è positivo. Ci siamo riusciti e siamo contenti perché comunque, come ho detto prima, il processo di crescita continua, la squadra sta giocando a un rendimento sempre più elevato che sta mantenendo, che non è tocca un picco poi ricade, quindi questo è importante. Poi, come ho detto prima, giocare a ritmi vertiginosi come facciamo noi contro il Pescara non è facile, non è semplice. Ci siamo riusciti, però questa è la nostra forza, cerchiamo di sfruttarla. Quando andiamo così in verticale non ce n'è per nessuno. Alla fine sì, però prima abbiamo sofferto perché comunque anche il Pescara corre molto, quindi l'importante è che abbiamo dato il nostro marchio alla partita e abbiamo dato il timbro nostro. E poi, ecco, ripeto, contava vincere, l'abbiamo fatto alla grande. Ascolti, io ti devo fare i complimenti perché ieri temevi o in qualche maniera dicevi mi trovo davanti a un maestro, per me Zeman è un maestro. Perché è vero. L'hai battuto chiaro, no? In tutto e per tutto, in lungo e in largo. Ecco, avrai analizzato quel quarto d'ora all'inizio del secondo tempo. Cosa può essere successo? L'hai stravinta, complimenti su tutta la linea. Quel quarto d'ora lì... Succede che c'è anche l'avversario in campo, avversario forte, una squadra molto forte a livello tecnico, che anche quando la palla non riesce a prenderla sono pericolosissimi, e quindi c'è anche l'avversario in campo, non giochiamo da soli. Poi questo cambiamo la Serie B, cambiamo molto equilibrato, molto livellato, lo sappiamo, no? Sì, però quello che conta è che noi poi alla fine siamo riusciti a rispostare l'equilibrio su quello che è il nostro come posso dire, cavallo di battaglia, il nostro punto di forza. Sì, sulla verticalizzazione a giocare 200 all'ora, che quando giochi in quelle velocità lì è chiaro che soffrono tutti. Ascolta, hai battuto il Brescia, hai pareggiato meritando di vincere a Frosinone. No, quei due punti a Frosinone ancora mi rimangono qui, se devo essere sincero, però l'abbiamo notato tutti. Aspettiamo. Anche se non ne vuoi parlare. No, no, hai battuto il Pescara. Sì. La domanda è questa. Voglio dire, i problemi che hai trovato quando sei arrivato sono sostanzialmente risolti o ancora vedi ancora delle aree di miglioramento? Io non è che mi faccio mai i bilanci prima che finisca il campionato, perché io sono venuto perché ero convinto che la squadra non meritasse quella posizione classifica, convinto che potessi lavorare con un materiale, diciamo, pertinente alle mie caratteristiche, no? Perché se non ci fosse stato questo, con tutto rispetto, sarei venuto, non me l'ha ordinato il medico, quindi ero convinto di questo, e è chiaro che abbiamo cambiato radicalmente sia il modo di lavorare sia il modo di fare le partite. Questo ci sta dando ragione, adesso stiamo facendo risultati, però non mi va nemmeno di tracciare i bilanci, perché quelli si fanno alla fine. Adesso il primo obiettivo era uscire dalla zona rossa, e oggi siamo fuori, non è che abbiamo fatto ancora molto, però siamo già a 21 punti, ne avevamo appena 4 due mesi fa, quindi 21 già cominci a respirare, no? Perlomeno vedi il girone d'andata che, ecco, giri a una quota accessibile per poterti garantire la salvezza. Poi, come ho detto prima, quello che conta per noi è che continuiamo a lavorare bene. La squadra è giovane, sono dei ragazzi che possono crescere lavorando. Io credo in loro e questo penso che sia la cosa più importante. Poi tanti discorsi del calcio non bisogna farli, anche oggi abbiamo avuto 2 infortuni, 3 sono fuori, quindi sui discorsi, come posso dire, di allargare
l'obiettivo, no, secondo me, commetteremo un errore, saremo dei sciocchi. Prendiamo per buono quello che stiamo facendo, poi verrà il tempo per fare altri tipi di discorsi. Sfrutto l'assist sugli infortuni, poi te ne faccio un'altra. Di Noia sembrava... si è fatto male alla caviglia, purtroppo, come si è fatto male Vita, schiavone fuori. Vita si è fortunato, adesso muscolare. Poi... vabbè, adesso dove... non c'è importanza, comunque è uscito per infortunio, è uscito Di Noia per infortunio. Schiavone già fuori, Cupis a 3 giornate, quindi è chiaro che andando avanti il bilancio comincia a essere pesante, quindi... cerchiamo di essere sempre realisti e fare il massimo quello che possiamo fare. A lui, come tutti gli altri, lui in area di rigore è forte. Quando noi riusciamo a fare l'arrembaggio finale, per noi è importante lui. Quando riusciamo ad aggredire l'area con quei ritmi che riusciamo a tenere noi, che buttiamo, diventa un giocatore importante, perché lui in area di rigore è forte. La prima mezz'ora era stata a tratti devastante, proprio. Dovevamo chiuderla, ecco. Dovevamo andare in vantaggio, purtroppo. Ecco, sì. Pensato Luca, le occasioni quando le crei e poi non le concretizzi, la partita si fa difficile, si mette male. Infatti nel secondo tempo loro hanno fatto gol, però abbiamo continuato a giocare. Non è che tutte le volte che crei un'occasione riesci a far gol, sarebbe troppo bello. Diciamo che abbiamo fatto una buona prestazione, che alla fine per me conta che noi facciamo una prestazione, poi la palla entra o non entra, non sempre è... dipende, insomma, no? Però quello che conta è che la squadra aveva approcciato bene la gara. Poi eravamo 0-0 e secondo me si poteva stare in vantaggio noi fino al primo tempo. C'era da aspettarsi un ritorno per Pescara per i motivi che ho detto prima, tanto perché è una squadra forte e poi una squadra che corre, quindi abbiamo sofferto giustamente perché ci sono anche gli altri in campo. Sul portiere la vogliamo dire una cosa, visto anche due, che ha fatto due parate, so, al di là del gol subito, due sono state... Sì, sì, fatto grande. Dicevamo l'alternanza di portieri a volte è un problema. No, invece... quello che conta è che tutti i ragazzi, questi giovani, stanno crescendo, Luca. Poi il lavoro, il tempo, il lavoro va a loro, gioca a loro favore, no? Io invece sì. Ah, certo, perché il Pescara gioca con un mancino a destra, c'è un destro che difende sul mancino. Per forza, come ci giocano loro ci devi giocare tu in fase difensiva. Noi non ci servono i terzini che vanno a cross, non devono crossare i nostri terzini, devono chiudere la linea. E la chiudere meglio un destro che un sinistro, a sinistra, soprattutto se di fronte c'è un mancino che ti viene dentro. Finito? Okay. Ciao.